Doveva essere un saluto istituzionale rivolto agli organismi sia civili che di polizia, amministrativi e di informazione della provincia di Sondrio. Il commiato del prefetto uscente Giuseppe Mario Scalia, organizzato per la serata di ieri presso una struttura agrituristica di Dazio, ha invece smesso, sin dalle prime strette di mano, quell'aura di formalità, lasciando il campo a quella umanità che ha di fatto contraddistinto il pragmatismo umano dell'ufficiale prefettizio originario del Catanese. 3 anni di operato in una realtà territoriale con una popolazione contenuta di 181.000 abitanti e proprio per questo nella quale basta poco a rendere livello di professionalità, dedizione al lavoro e reale contatto con il territorio parametri decisivi. In un periodo nel quale l'autoproclamazione sembra aver preso il sopravvento ed in cui termini come valore sociale perdono il loro reale significato, a non essere mai impallata, mai oscurata, è l'immagine ed il concreto operato di una persona umile, innanzitutto, a fare notizia. Ho avuto l'attenzione, il rispetto da parte dei cittadini, di tutti, ed io devo ringraziare immensamente per il fatto che mi hanno dato una mano d'aiuto tutte le istituzioni, le forze di polizia, e quindi con il cuore ringrazio veramente. Tracciare un bilancio pone in evidenza così fatti ed episodi che rimangono a simboleggiare alcuni momenti significativi dell'incarico triennale. C'è qualche cosa che ricorda in particolare, con cui etichetta qualche periodo specifico di questi 3 anni? Beh, naturalmente la venuta del Presidente della Repubblica nella frana, momento tragico, ma anche stato un momento molto emozionante, perché c'è stato il coinvolgimento, il ricordo del dolore e le istituzioni sono state coese. Ed è dai rappresentanti di quelle istituzioni e delle realtà aziendali ed imprenditoriali che, a trapelare, resta innanzitutto la stima nei confronti di Giuseppe Mario Scalia. Tratteggiarne un ritratto, attingendo al colore dei ricordi, è cosa facile. Direi che il tratto principale è la sua capacità di intercettare le esigenze, le aspettative della comunità e immediatamente di attivarsi per cercare di risolverle. Devo dire che citerei la questione Frana di Spriana. In poco tempo è riuscito a sbloccare una situazione che ormai era cristallizzata da parecchi anni. È un'eccellenza in tutti i sensi. Eccellenza perché ha saputo interpretare al meglio il ruolo istituzionale. Ma perché l'ha interpretato al meglio, a mio modo di vedere? Perché ha saputo rapportarsi con la gente, con la popolazione, essere parte attiva della comunità. Un modo di trattare e con il modo di portare avanti tutta la responsabilità che ha, con attenzione e con tutte le sfumature, con tutte le cose felici e infelici, è sempre entrato e ha sempre portato avanti queste realtà, creandosi stima e creandosi un seguito non comune. Dal prossimo mese di aprile, quando ad approdare agli uffici di Corso Vittorio Veneto sarà la dottoressa Paola Spena, per il prefetto uscente una realtà tutta da costruire. Che cosa farà? Il dopo, prima di tutto, cercherò di riposarmi un po', perché sono veramente stanco, perché ritengo che ho lavorato anche di notte. E poi cercherò di ritornare a fare il missionario, un indegno milite dell'Immacolata. Poi andrò anche all'università perché ho anche dei master e poi ritornerò nella mia terra della Sicilia, dove toglierò la mia cravatta, indosserò degli abiti così semplici perché voglio fare il muratore.